presentato alla stampa il simbolo della lista e del programma politico dell'unione tra Forza del Sud e Nuovo PSI per concorrere alle prossime comunali di Napoli. La conferenza è avvenuta presso il Consiglio regionale della Campania alla presenza del dirigente nazionale di Forza del Sud, Salvatore Ronchi, e il coordinatore regionale del Nuovo PSI, Gennaro Salvatore. Il progetto politico nasce da intenti ambiziosi per difendere il Sud inserito in un contesto nazionale, partendo proprio dal capoluogo campano. La nuova sinergia politica si propone di far rinascere la città di Napoli attraverso il rinnovamento, che sembra essere la parola chiave. I punti di forza del programma politico, nato dall'incontro di due partiti operanti nel sociale, sono quelli relativi ad interventi straordinari ed immediati per una città che vive diversi disagi ormai da troppo tempo. Emergenza rifiuti, occupazione, ma anche manutenzione ordinaria, così da non creare disagi ai cittadini ed incentivare il turismo. Per farlo, la nuova alleanza si propone per le elezioni comunali accanto a candidato a sindaco Gianni Lettieri con una lista competitiva e pulita. La rosa di nomi raccoglie rappresentanze delle diverse realtà della città, professionisti, disoccupati, operai, ma soprattutto giovani. Noi ci aspettiamo un grande successo per la nostra lista per due ordini di motivi. Prima, perché la nostra non è una lista civica ma è una lista politica, e due, perché nella nostra lista c'è un solo consigliere comunale uscente che si è caratterizzato per aver fatto la vera opposizione, cosa che molti colleghi della PDL non hanno fatto, e più è una lista formata da giovani professionisti, da giovani lavoratori, da giovani disoccupati, cioè da quella società viva che vuole partecipare al rinnovamento e al riscatto di questa città. Perciò riteniamo che al progetto politico siamo stati capaci di unire una lista competitiva che sicuramente darà grandi risultati elettorali. Un'esperienza che si ripete in queste amministrative, partendo dal comune capoluogo, quindi partendo dalla città di Napoli, nella consapevolezza di poter rafforzare lo schieramento riformista di centrodestra che sostiene Gianni Lettieri, sindaco di Napoli, potendo dare un contributo tra un partito prettamente meridionalista e un partito nazionale che diventa sempre più consapevole che fin quando nel paese c'è una forza organizzata che guarda solo al nord, è necessario che si alzi una voce che guardi in maniera prioritaria alle ragioni del mezzogiorno.